Ciao a tutti, ci troviamo nei laboratori sotterranei del Gran Sasso dove stiamo effettuando delle riprese video con un aeromobile a pilotaggio remoto, conosciuto come drone. In particolare stiamo effettuando queste riprese per poterle mostrare nella notte dei ricercatori charter che si terrà il 26 settembre prossimo all'Aquila, e il nostro intento è quello di dimostrare come questa macchina molto versatile permette di poter affrontare la gestione delle emergenze o della misura di monitoraggio ambientali in ambito civile. Ma lasciamo la parola al dottore De Costagnini, che è un esperto pilota di droni. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso per avermi ospitato e avermi dato questa grande opportunità. Poi sicuramente l'utilizzo dei droni per riprese video è attualmente il più diffuso. È chiaro che queste macchine, che non sono giocattoli, possono essere utilizzate per il monitoraggio ambientale, per rilievi termometrici o in situazioni di emergenza e criticità, per la ricerca di dispersi o per monitorare zone in frana, zone alluvionate o cose simili. È importantissimo ribadire che l'utilizzo dei droni deve essere strettamente regolamentato, infatti l'ENAC si sta occupando di questo, e i piloti devono essere assolutamente formati e non improvvisarsi nell'utilizzo di queste macchinari che possono essere molto pericolosi. L'appuntamento è in Piazza Duomo il 26 settembre, dove vi aspettiamo per dimostrarvi le potenzialità di questo splendido oggetto e di questa nuova tecnologia.